È un percorso iniziato veramente anni fa, forse anche prima del sisma avevamo iniziato a Sì, parlare. prima sì. E con un obiettivo bello, perché è quello di riqualificare un bene immobile che oggi è in disuso, no? Ci siamo passati di fianco tante volte ed è un peccato vedere un patrimonio inutilizzato. L'obiettivo comune alla fine è quello di mettere in moto un po' di economia attraverso il recupero di questo immobile. Non è stato banale, anche per tutte le vicissitudini che ci sono state, arrivare a questo momento, però è bello, insomma, concludere un percorso in tempo utile senza doverlo rimandare a mesi, di mesi e mesi. Per questo punto, invece, poter utilizzare il tempo utilmente per un progetto di valorizzazione. Col Comune di Tolentino in questi anni abbiamo fatto veramente tante cose. Faccio un esempio: c'è in corso in questo momento tutta la fase finale della progettazione del nuovo ospedale, che prende il posto del vecchio impianto, riqualificando in maniera importante. Ci sono i lavori sulle case popolari finanziate direttamente dalla Regione, a sostegno anche delle abitazioni rispetto all'evento sismico, e l'ERA per un supporto molto importante per l'attività che fa il Comune. Insomma, veramente un quadro di iniziative significative, non ultimo il collegamento San Severino-Tolentino, che da nulla era zero quando abbiamo iniziato questo percorso, oggi ha 80 milioni di euro assegnati per la sua realizzazione. Anche queste cose direi non banali. La stazione di Tolentino, ieri abbiamo inaugurato la stazione di Macerata, e la prossima realizzazione della stazione di Tolentino, anche quella campus credo come collocazione, anche quella molto importante nella strategia di sviluppo della comunità. La regione in questo caso ha fatto un lavoro straordinario senza guardare il colore politico del comune. Noi abbiamo lavorato, e anche oggi è l'ennesima testimonianza, avendo questa capacità di dialogare fra le istituzioni nell'interesse della comunità anziché guardare l'interesse specifico. Cioè, se siamo un comune amico l'aiuto, se un comune meno amico. Sindaco, Sì, metti la mascherina tua adesso, Presidente. toglila tu. Così faremo. No, io buongiorno a tutti, saluto naturalmente e abbraccio il Presidente Cencioli e con lui i due assessori presenti, che sono qui l'assessore Sciapichetti e l'assessore Cessetti, insieme al consigliere Micucci e a tutti voi. È un momento importantissimo e come tutti i momenti importanti è bene trascorrere qualche minuto insieme. Io ribadisco, partendo dal finale dell'intervento del Presidente, un concetto che è fondamentale, che ci ha contraddistinto fin dal primo momento in cui io sono diventato sindaco nel 2012, sono al secondo mandato e ho incontrato subito nel Presidente Ceriscioli un interlocutore naturalmente massimo, perché è il Presidente della Regione Marche, non solo disponibile ad ascoltare, ma anche coraggioso. Interessato soprattutto ai progetti che noi man mano abbiamo portato alla sua attenzione e a quella ovviamente della giunta regionale e della segreteria. Io devo dire la verità, salvo qualche rara occasione in cui non siamo riusciti a mettere tutto in piedi come avremmo voluto, i grandi obiettivi, almeno quelli più macro, li stiamo centrando quasi tutti, quindi l'ho detto e lo ripeto perché l'onestà intellettuale ci deve contraddistinguere, perché fare amministrazione, fare politica, quando si fa con questi presupposti è risolutiva per i territori, quando si fa con altri presupposti è negativa per i territori. Siccome noi ci proponiamo per risolvere le problematiche dei territori, queste le risposte sono le migliori che si possono dare. Quindi, come elencava il Presidente, abbiamo chiuso delle partite molto importanti, a partire dai 6 milioni di euro per la ristrutturazione di uno stabile che darà 48 appartamenti, si spera entro fine novembre, questo è l'ultimo traguardo. I lavori stanno andando avanti molto speditamente, purtroppo si sono dovuti.
e non era certo una previsione che potevamo fare, quindi a volte, anzi spesso, troppo spesso, in politica, in amministrazione sana, ci dobbiamo scontrare con due mostri: uno è la burocrazia, l'altro sono gli imprevisti. Quindi quando li hai devi comunque farci i conti, e poi sulla rogo ci va chi fa le cose, e naturalmente chi non le fa fa lo spettatore, critica, ed è molto più facile. Quindi gli obiettivi che abbiamo centrato, adesso stiamo naturalmente portando a termine insieme anche il viatico dell'appalto dei lavori dell'ospedale, e non solo, il Presidente ha dimenticato, lo dico io, che abbiamo avuto anche un'area riconosciuta davanti all'ospedale dove c'era spazio per realizzare la secondo troncone della casa di riposo di Tolentino, che raccoglie le esigenze di tutto l'entroterra. E pensate, ci sono solo 250, dico solo tra virgolette, 250 persone in lista d'attesa. Oltretutto questa struttura strategicamente va a collocarsi, andrà a collocarsi davanti al nuovo ospedale, dove ci sono 50 posti letto di lungo degenza, oltre al reparto di dialisi, che è un vanto della regione, che daranno modo a tutti coloro che sono nelle case di riposo, che oggi fungono anche in alcuni casi proprio da strutture che accolgono persone molto ammalorate sotto l'aspetto, provate sotto l'aspetto fisico o deambulatorio. Quindi questa struttura servirà proprio anche come risposta specifica a questo tipo di esigenza. E poi ecco, naturalmente via via tutte le altre cose, dalla bretella, che oggi purtroppo abbiamo visto, rivisto, ma tu nella vita sei sempre, il confronto è sempre il sale della democrazia, quindi non abbiamo gradito questo ritardo, ma c'è stata questa rimessa in discussione del tracciato, no Presidente, che invece noi avevamo già individuato, ma che in realtà aveva un piccolo margine da finanziare, circa 20 milioni di euro, che probabilmente non sarebbe stato un problema, non lo sarà se decideremo di rimanere su quel tracciato. Diversamente si sta ragionando a livello governativo su un altro tracciato con la Commissione al Senato dei Lavori Pubblici, con il senatore Coltorti, che ha voluto rimettere in gioco questa partita, stiamo discutendo, ma noi comuni avevamo già espresso molto chiaramente quelle che erano le nostre intenzioni. Però via via, ecco, il campus, 22 milioni e 600 mila euro di scuole superiori, che hanno dato in là a una interpretazione condivisa anche qui con la regione, con il presidente, di laddove è possibile ricostruire nuovo e non riparare il vecchio, anche dove logisticamente per motivi di sicurezza non solo le strutture vecchie verrebbero messe a posto ma non raggiungono gli stessi risultati del nuovo sotto l'aspetto della sicurezza antisismica, ma ci sarebbero stati anche dei problemi di carattere logistico, quindi la viabilità, e quella pure è un aspetto molto importante della sicurezza di chi porta gli alunni a scuola, di chi li va a riprendere, di chi gli stessi alunni quando escono e attraversano la strada. Quindi le sensibilità le abbiamo avute tutte. I risultati, ripeto, si ottengono quando chi amministra e ha il potere di amministrare anche a livelli molto alti come il Presidente della Regione, si ha poi la sensibilità di scegliere le migliori soluzioni, anche quando queste non accompagnano magari la volontà o il piacere intellettuale di coloro che magari condividono anche con te quel percorso amministrativo, perché magari vedrebbero più facile scegliere la soluzione più breve, più accomodante sotto l'aspetto burocratico, e non quindi il calvario. Noi in alcuni casi abbiamo scelto il calvario per ottenere risultati migliori, e questo ci darà ragione, se non subito, magari fra qualche mese e fra qualche anno. Quindi mi vado a soffermare adesso anche sulla scelta di fare gli appartamenti piuttosto che le SAE. È stata una scelta molto coraggiosa, ci ha portato ad infrangerci molte volte sulla burocrazia, una macchina infernale che non ci aiuta a lavorare meglio. Lo stesso Presidente, quando c'era il Covid, ha dovuto assumere degli atteggiamenti a volte ostativi rispetto alle disposizioni di una Roma a volte lontana, qualunque sia il governo che la governa, rispetto ai problemi del territorio. Quindi un Presidente della Regione li sa, un Sindaco li sa ancora meglio. E ci vuole coraggio, ci vuole, come si suol dire, il pelo sullo stomaco. L'abbiamo tirato fuori,
adesso siamo... La giornata importante e storica non solo per il Comune di Tolentino, ma credo per l'intera comunità provinciale e regionale. Noi restituiamo con una sapiente operazione che l'assessore Giosetti, il Presidente, sono riusciti a portare a termine. Questo era, come ricordava il Sindaco, era uno dei problemi che ci trascinavamo da decenni, perché io ricordo l'Hotel Marca al massimo nel suo splendore, ma ero piccolo, adesso mi sono ormai invecchiato, lo ricordo come un rudere buttato là che faceva veramente... ogni volta che uno passa lì davanti si domanda ma guarda che peccato. Ecco, abbiamo creato le condizioni per fare in modo che il Comune di Tolentino possa utilizzare quella struttura per a servizio delle terme, una volta rimessa in piedi e rifatta, e quindi un volano economico e occupazionale importante collocato su un asse di cui abbiamo discusso prima, la Bretella San Severino Tolentino. Io credo che se contestualizziamo questa, la sottoscrizione di questa mattina con le altre iniziative di cui il Presidente e il Sindaco hanno già parlato, credo che possiamo dire che l'attenzione che la Regione Marche ha avuto in questa legislatura nel confronto del Comune di Tolentino è stata una attenzione particolare. Ne aveva bisogno, perché bisogna dirlo, è stata fortemente colpita da un sisma che ha messo in ginocchio tanti comuni, ma per la grandezza del Comune di Tolentino, per l'ampiezza, ovviamente a Tolentino i danni sono stati ingenti. Sull'ospedale abbiamo non predicato, perché siamo in campagna elettorale, si potrebbe dire vabbè, ma voi adesso fate gli annunci. No, sono cose concrete realizzate. L'ospedale è stato già detto, il polo scolastico, quante riunioni, quanti incontri, quante difficoltà superate per portare a casa il polo scolastico lì dove il Comune aveva individuato come voleva farlo, un progetto che quando verrà realizzato farà la differenza veramente nei comuni, tra i comuni limitrofi. Il discorso della stazione ferroviaria di cui abbiamo parlato ieri, ci sono le risorse, 2021 iniziano i lavori, 2022 dovrebbe essere completata, sta a dimostrare che sono occasioni e fatti concreti che noi abbiamo fatto, portato a casa per il Comune di Tolentino. Grazie all'amministrazione comunale, grazie al Sindaco, grazie a questa collaborazione istituzionale che dovrebbe insegnare tutti a far sì che ci siano meno polemiche su problemi come quelli che riguardano la ricostruzione post terremoto e più fatti concreti. Se però si collabora tutti, i risultati, come ieri abbiamo visto a Macerata, come oggi verifichiamo a Tolentino, si portano a casa. Grazie. Abbiamo dimenticato una cosa importante, il ponte. Ponte di attraversamento ANAS, che è anche lui sul discorso Bretella, Presidente, e che è finanziato. E quindi secondo me un'altra struttura importante a livello infrastrutturale di cui la città non può fare a meno, perché pensate che adesso attraversiamo Tolentino con il Ponte del Diavolo, che ha le sue leggende ma che è a senso unico alternato, e quindi il collegamento tra la periferia e il centro storico è garantito da un ponte del 1300, e adesso dopo lunghe anche qui battaglie che abbiamo fatto insieme è nell'opera della Bretella come opera complementare, ma è già nelle opere del terzo straccio dell'ANAS già finanziato, e il dottor Goffi lo sa benissimo, quindi in un modo o nell'altro il ponte vedrà la luce anche questo molto brevemente. Posso una battuta meglio velocemente per sottolineare due aspetti. Il primo è che sembrerebbe scontato, ma non sempre lo è, che le amministrazioni pubbliche lavorano per i cittadini e quindi non si guarda al colore politico. Credo che ancora una volta la nostra amministrazione regionale dimostra questo. Qualcuno lo critica all'eccesso, il Presidente, perché collaborerebbe troppo con amministrazioni pubbliche di colore diverso. Io credo che invece questa è una linea che è stata tenuta e che va sottolineata, perché appunto gli amministratori devono seguire il bene dei loro cittadini che ne hanno eletti, l'amministrazione regionale, le amministrazioni comunali, e quindi tutto quello che è stato fatto per il bene dei cittadini di Tolentino, ma non solo di Tolentino, perché poi tutte queste opere incidono su una platea più ampia
che non quella del comune. Col monito a portare fino in fondo questo percorso, noi ovviamente auguriamo che Pezzanesi possa realizzare questo bellissimo progetto che più volte mi ha illustrato e non ho dubbi che lo farà. Quindi firmiamo con la soddisfazione di chi porta a casa un risultato di un lungo lavoro. Con la mascherina, Presidente, facciamoci firma com'è. Come si deve? Come fa? Sgomitiamo. Applausi, ci vuole. Grazie. Ho fatto a pezzi un po' elastico. Benissimo, grazie a tutti. Fatto. Grazie. Grazie. Fatto, è avvenuto. Ciao. Grazie sindaco. Esattamente, però possiamo dire anche qui che domani non avremo da smaltire le isolette in cemento delle SAE, le stesse SAE, avremo 199 appartamenti che sono un patrimonio sociale duraturo per risolvere non solo l'emergenza del sisma, ma anche e soprattutto quella di carattere sociale che la stessa ERAP affronta ogni giorno, che la stessa regione deve affrontare ogni giorno e che gli stessi comuni devono affrontare ogni giorno. Poi veniamo all'Hotel Marche. L'Hotel Marche poteva essere, se vedete quanto è bello parlare quando si punta al risultato e non alla demagogia, la regione poteva avere tranquillamente l'interesse di vendere questo immobile ad un privato o comunque a coloro che probabilmente in questo caso in tempi diversi da quelli di oggi potevano magari offrire qualcosa in più di quello che poi in realtà oggi introita la regione cedendo questo bene a un'amministrazione pubblica che è il Comune di Tolentino. Invece l'accordo che allora facemmo, e sono diversi anni fa, ripeto, subito dopo il 2013 credo, quindi diversi anni fa, concordammo di sviluppare questo progetto in cui ha creduto anche la regione di rilancio delle terme. E quando si fanno queste cose si fanno non solo per una questione di progettualità, si fanno perché nella progettualità c'è il rilancio di un territorio, c'è il rilancio di una struttura pubblica che sono le terme, le cure che vengono garantite a tutti gli ammalati anche a livello regionale che sono convenzionati con le terme di Tolentino, e poi c'è il grado occupazionale, lì ci lavorano circa 40 persone, più c'è tutto il grado medico a supporto della medicina sportiva e della medicina normale che all'interno della struttura pubblica, perché la SSM SPA è partecipata al 99,98 dal Comune di Tolentino, poi dagli altri comuni del circondario che sono Cessa Palombo, Campo Rotondo, Caltarola e Serra Petrona. Quindi come vedete, e per Forte del Chieti, come vedete l'impronta pubblica e la collaborazione pubblica e il credo che la Regione ha avuto su questo progetto ci ha portato oggi a fare questa transazione e questa firma. Molto importante, perché abbiamo intenzione di investire non solo nell'Hotel Marche, che darà una risposta stratosferica al rilancio di quell'area e di quelle terme, abbiamo deciso di investire anche sul livello salutistico, sulle strutture addentellate, tutto ciò che oggi rappresenta per noi e per la Regione Marche la bellezza di una regione, il potenziale di una regione a livello turistico, ricettivo ed enogastronomico, che può rappresentare una sfida da vincere, che dobbiamo vincere a tutti i costi per rilanciare non solo la regione sotto il profilo economico, ma anche e soprattutto sotto il profilo occupazionale. I nostri giovani sono molto preparati, sono studenti esemplari, ma a volte non trovano risposte di lavoro sul nostro territorio e sono costretti ad emigrare, no, Presidente? Quindi tutto questo in parte può essere trovato in questa joint venture che la Regione ha avuto con il Comune, che ha portato anche la Regione a portare questo progetto tra quelli guida quando ci sono stati i convegni anche all'estero su quelli che era il credo della Regione stessa. Quindi io chiudo dicendo grazie al Presidente, alla Regione, agli uffici, ai funzionari, alle segreterie che hanno lavorato con noi, perché nulla accade per caso e i ruoli sono diversi.
Io dico sempre che anche l'ultimo dei soldati può essere fondamentale per vincere la guerra che noi stiamo combattendo, che naturalmente non in toni cruenti ma in toni di difficoltà e di affronto ogni giorno di quelle che sono le problematiche, che anche quella è una guerra, per la risoluzione delle problematiche che hanno i territori. Quindi il credo che noi abbiamo, siamo stati capaci di trasferirlo anche a tutti coloro, fino all'ultimo dei collaboratori che ci hanno dato una mano. E questo è il segreto delle vittorie, però, del conseguimento dei risultati. Quello di saper riconoscere ai nostri collaboratori e quindi non essere sempre egoisticamente sulla scena a parlare di noi, perché noi non saremmo nulla senza tutto l'apparato che ci segue e ci supporta in questo viaggio. Non a caso io oggi ho con me il responsabile dell'ufficio patrimonio del Comune di Tolentino, che ha una lunga militanza all'interno del Comune di Tolentino, ma ringrazio. Io sono l'assessore regionale, non sono certamente l'assessore di una parte del territorio, no? E in questa operazione, sindaco, il presidente già lo sa, noi abbiamo replicato un percorso di valorizzazione e di riqualificazione urbana innanzitutto che già avevamo fatto a Civitanova Marche con l'ente Fiera. Un'operazione che venne citata dalla Corte dei Conti in occasione di una delle parifiche alle quali ho partecipato, venne citata dalla Corte dei Conti nella relazione come diciamo esempio di buona e lungimirante amministrazione. Quindi qui l'abbiamo replicata, è un'operazione questa di Tolentino molto più consistente tra l'altro, e questa operazione replicata quella di Civitanova però soddisfa ancor più maggiori obiettivi che il sindaco poc'anzi ricordava, che ha ricordato prima il presidente Ceriscioli, perché innanzitutto è stato conseguito l'obiettivo di valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione all'interno di un percorso di riqualificazione urbanistica con una precisa destinazione urbanistica che impone la soddisfazione di ulteriori obiettivi che sono quelli del turismo innanzitutto, del turismo e delle esigenze socio-sanitarie che venivano poc'anzi ricordate. Quindi soddisfiamo diversi diciamo importanti obiettivi all'interno di un percorso di questa regione. Noi siamo alla fine del mandato che il presidente ha fatto ovviamente raccogliendo anche i tuoi stimoli diretti, una regione che ha fatto molto per la valorizzazione del patrimonio regionale nostro, ma anche diciamo dei comuni della nostra regione. Questo ne è un esempio, voglio ringraziare il sindaco tra l'altro, in tante altre realtà, Civitanova, basta dire quello che abbiamo fatto nella città di Ancona, che credo che sia stato straordinario, no? Nel recupero di un insieme di immobili e via dicendo. Termino. Voglio ringraziare anch'io la struttura regionale. Qui abbiamo il dottor Poloni che ha condotto questi percorsi con anche sapienza giuridica, e noi l'abbiamo talmente ringraziato, sindaco, che il dottor Poloni da neanche una settimana è stato nominato dirigente, quindi diciamo proprio no, consapevoli appunto che la sua professionalità in questa direzione ed anche in altre, no, dove abbiamo individuato proprio una PF che va, guarda caso, no, sulla valorizzazione del patrimonio e sulla ristrutturazione del debito regionale, dove anche qui la Regione Marche, lo voglio ricordare in questa circostanza, la Regione Marche in questi 5 anni ha ridotto il proprio debito di oltre il 30%, e anche questa riduzione ha consentito, tra le altre cose, queste valorizzazioni del patrimonio, perché
diversamente. Tu mi insegni, sindaco, che in una amministrazione complessa come la regione nulla, diciamo, succede in modo separato, ma tutto si tiene, e credo che noi in questi anni, nelle politiche di bilancio, di valorizzazione del patrimonio, perché abbiamo valorizzato, abbiamo tenuto bene il bilancio, abbiamo ridotto i fitti passivi, ma non diciamo, mi fermo qui. Quindi ecco, è stata una politica, diciamo, integrata, complessiva, che ha guardato tutte le politiche regionali e tutto il territorio regionale. E questa è una delle soluzioni che a me, come assessore al bilancio e al patrimonio, ha dato maggiore soddisfazione. Bene, ottimo.